La comicità è in assoluto il genere con cui preferisco sia intrattenere che essere intrattenuto. Non perché sia migliore o più facile da realizzare rispetto agli altri generi. Se un prodotto che intende fare comicità riesce nel suo scopo, diventerà un classico. Se non ci riesce invece avrà l'effetto di far piangere lo spettatore invece che farlo ridere. Proprio come succede per tutti gli altri generi. Questo lo dicevo 7 anni fa e ancora la penso più o meno così. La comicità non è il genere più facile da realizzare, anzi tutt'altro. Riuscire a suscitare nel lettore una risata spontanea e genuina è forse l'obiettivo più grande che un autore possa porsi. Ma oggi diamo un'occhiata a un fumetto che l'ha fatto nel modo giusto. Sigla. Le divine commediche avventure di Dante e Virgilio, nato come webcomic con delle strisce su Facebook e portato poi in formato cartonato ed estremamente economico da Astromica in collaborazione con RV Edizioni. Ditemi voi dove altro potete trovare un cartonato di queste dimensioni a 10 euro. Come suggerisce il titolo, si tratta di una rinarrazione in chiave comica delle vicende della Divina Commedia di Dante Alighieri, a opera di Gaia De Bernardini. Una reinterpretazione a fumetti del caposaldo della letteratura italiana non è di per sé cosa nuova. Già Gonagai ne aveva realizzato una sua personale versione, essendo un grande appassionato, mentre già Toninelli in passato ne aveva scritto e illustrato una rivisitazione in chiave ironica. Ma allora esattamente dove le Divine Commediche si distingue dagli altri e trova un suo unico valore? Beh, dovete sapere che negli anni sono stati pochi i fumetti che durante la lettura mi hanno fatto ridere di gusto con alcune battute. Due esempi illustri possono essere Gintama e Ratman. E adesso anche questo. La comicità di questo volume è ottima e per certi versi ricorda quella dei due esempi precedenti. Qui il sommo poeta abbandona tutta la sua serietà, diventando un fanboy di Virgilio terrorizzato anche dalla sua stessa ombra, e a volte sembra non ci sia il benché minimo pensiero dietro quegli occhietti. È fastidioso, invadente e melodrammatico, oltre che autonomo quanto uno scimpanzé lasciato da solo nella stanza con i pulsanti di lancio dei missili nucleari. Per accompagnarlo nel suo famosissimo viaggio dalla selva oscura al paradiso, come da tradizione, Beatrice incarica Virgilio, la persona meno indicata per il compito, data la scarsa pazienza che dimostra di fronte alle stupide e continue domande del sommo poeta. E Beatrice? La bella e perfetta Beatrice, la donna angelo, qua è pigra da morire e seccata da Dante quanto tutti gli altri personaggi. Infatti incarica Virgilio di scortarlo solo per liberarsi di un accollo. Buona parte della comicità deriva proprio da tutto questo, dalla caratterizzazione di Dante come di un tizio che non si rende bene conto di cosa sta succedendo, succube degli eventi quanto lo è un bambino che viene portato in giro dai suoi genitori. In questo caso Virgilio e Beatrice, che però spesso si comportano come bambini senza supervisione quasi quanto lui. Ciò che ne esce è un'atmosfera costantemente caotica ed esilarante, da cui escono delle vere e proprie perle di battute. Ad esempio quando il poeta si confronterà coi dannati dei vari gironi, quando vedremo Virgilio interagire con le altre anime del limbo. Oppure ancora la cattiveria innaturale di Dante nel ricacciare nel fango Filippo Argenti, Jerry che ti guarda con questi occhioni dolcissimi intanto che ti chiede i numeri della carta di credito, e tanti altri. Ma poi, perché Dante monta tutto sto casino su Beatrice che le avrà parlato sì e no 3 volte? Non c'erano transizioni migliori tra un girone e l'altro che non fossero i continui svenimenti del poeta? E sti dannati non si rompono le palle di fare sempre profezie? Gaia riesce quasi a dare voce a questi pensieri, che sono quelli di qualsiasi studente si confronti per la prima volta con Dante e con la Divina Commedia, rappresentandoli con uno stile mangoso, cibi e molto semplice, che però si adatta benissimo al tipo di storia raccontata. La cosa che mi ha conquistato fino in fondo, poi, oltre alle risate, è la grandissima conoscenza e amore che l'autrice ha per l'opera originale e che traspare da ogni pagina. Lo dice Ortolani stesso, una buona parodia può nascere solo da un vero fan, da uno che è padrone dell'opera. La parodia in sé è la più alta forma d'amore e di rispetto verso qualcosa. E se Gaia dalla sua mente riesce a ricamare tutto questo partendo dalla Divina Commedia, è perché lei in primis l'ha studiata, capita e soprattutto amata. Non ve lo sto neanche a dire, il volume è consigliatissimo, lo trovate in
libreria, in fumetteria e al massimo potete farvelo ordinare. Ed è inoltre una grande soddisfazione per me vedere il logo di Astromica stampato qui, perché è un progetto in cui ho sempre creduto fin dall'inizio ed è bello tenere tra le mani finalmente il frutto di tanti sforzi collettivi. E direi che il video può finire qui. Vi ricordo che se volete sostenere il canale potete farlo con un like, con una condivisione o qua giù in descrizione trovate il mio link ATP. Se vi sentite particolarmente generosi potete farlo con una donazione singola o un abbonamento ricevendo anche delle ricompense carine. Qua giù in descrizione trovate anche tutti i miei social, che sono pochi. Se non siete ancora iscritti iscrivetevi, lasciate un maledettissimo like per sostenermi, arrivederci a tutti e al prossimo video! Poi è carino perché il volume ha anche tantissimi extra, ha colori, schede dei personaggi, insomma, una figata, andatelo a comprare.